ragazza wild, si definisce una bionda elettrica, solare e rinnovabile. Con noi oggi Fiammetta Cicogna. Ciao, grazie dell'invito. Io ti ringrazio di essere qua con noi e direi, per rompere il ghiaccio, dato che siamo nella casa del Milan, ti chiederei che cos'è il Milan per te in 15 secondi. Che cos'è il Milan per me? Beh, non è stata nemmeno una scelta, è tipo stata una dottrina, come il catechismo. Io la domenica, da quando avevo 4 anni, andavo allo stadio col papà e i due fratelli e da lì è diventato una passione, un tutto, esatto, il mio catechismo. Quindi, esatto, quindi non hai neanche potuto scegliere. No, non è neanche stata una scelta. Sei stata indottrinata in questo magico mondo rossonero. Ho anche fatto un trauma cranico col Milan. Cosa significa? È il papà un gol di Van Basten. Un gol di Van Basten e il papà si era completamente dimenticato di avere sua figlia seduta in braccio. Sulle ginocchia. Vabbè, te lo ricorderai. Esultato, hai esultato anche tu, te lo ricorderai. Allora Fiammetta, io vorrei che questa fosse una chiacchierata tra amiche in cui ti racconti e ripercorri un po' i momenti belli della tua vita, ma anche i momenti un po' più difficili e bui, se così possiamo definirli. Nel 2009 tu dici: non mi piace la TV, sogno di scrivere e una famiglia come la mia. Io partirei da questa frase, da qui, per ripercorrere un po' tutto e vedere che piega ha preso poi la tua vita. Avevi 3 anni e ti innamori del pianoforte, giusto? Sì, ma 3 anni mi innamoro del pianoforte, ho iniziato alla civica, poi sono andata avanti privatamente, poi ho iniziato, è sempre successo tutto per caso, però è particolare come Il caso che ti porta a fare certe cose in verità sono delle passioni, degli amori che magari dimentichi ma che hai dentro di te e che poi si manifestano. A me piaceva tanto parlare, facevo di tutto da bambina, non ho mai avuto tipo il sogno del cassetto, mi mettevo davanti allo specchio e giocavo a fare la farmacista, mi piaceva fare il pompiere, l'attrice, la carrale, facevo qualsiasi cosa. Ma si sono accorti i tuoi genitori di questa passione perché è così piccola? Ho avuto una famiglia di pianisti, diciamo, dalla parte di mio papà ci sono grandi pianisti e quindi è stato un ok, devi studiare il piano anche tu. Ho iniziato, l'ho amato tanto e poi per gioco il pianoforte è diventato l'inizio poi della mia carriera invece in sì, televisione. Incredibile, per uno scherzo quasi del destino, sì, perché sì. Poi tutto torna, tu diventi famosa per uno spot che tutti conosciamo, rimasto nell'immaginario collettivo, interpretavi una tastierista e lì la tua vita è cambiata. Ho iniziato a divertirmi tantissimo. È cambiata perché ho detto: ma che divertente! Io studiavo giurisprudenza, poi avevo fatto un cambio con lettere, avevo la mia band con cui suonavamo malissimo. E c'è stato un casting per essere prodotti dalla Caterina Caselli. Sì. E, dietro il casting, però, c'era un grosso spot di una compagnia telefonica girato da Gabriele Muccino. Quindi io ho fatto proprio un casting da musicista, non sapendo che dietro c'era. Ci sarebbe un altro stato mondo tutto, enorme. Esatto, tutto quell'altro mondo enorme. La popolarità quando è arrivata, come l'hai gestita? Io l'ho sofferta un po' all'inizio perché subito dopo, poi ho lavorato con Piero Chiambretti, avevo questa, dovevo fare la tastierista, che era il mio ruolo, la tastierista antipatica, e avevo tantissime critiche e l'ho vissuta male, non capivo, dicevo ma come, ma è uno scherzo, è la televisione, no? Dicevo ma si sta facendo qualche cos'altro, e invece lì veniva ho avuto il primo rapporto amplificato con il pubblico tosto. E infatti ho deciso di non andare, di non andare più in trasmissione, anche se a Piero devo tantissimo, un grande uomo, e mi chiesero però quale sarebbe il tuo posto, e io ma proprio così inventato, a me piace la natura, a me piace stare in giro, ma la prima serata, insomma, certo, la natura è difficile, beh, proviamoci. Allora ci abbiamo provato con e lì è Wild, un'altra grande avventura, eri proprio immersa in situazioni anche al limite. Assolutamente. Però tornando un passo indietro ti chiederei dei tuoi genitori, perché io ho letto che la tua mamma era apprensiva ed era severa. Addirittura lei ha chiamato il produttore di questo famoso spot perché tu dovevi dare un bacio.
quel basso. Ma ti ricordi quindi? Me lo ricordo, sì, io mi ricordo che ero al mare, ero in vacanza con lei e ha visto questo bacio ed io avevo già 21 anni, impazzita per questo bacio. E sì, ha chiamato anche produttore dicendo no, insomma, non esiste, non può andare in onda. Beh, lì l'hai presa da figlia. Oggi sei figlia, perché si sarà sempre figlia. Sì. Sì, lo so. Però anche mamma. Hai capito le preoccupazioni che potesse avere un genitore che vede la bimba, non solo lasciare il nido, ma poi davanti agli occhi di tutti? Sì. Sì, assolutamente. Le ho capite, ma allo stesso tempo aveva anche tanta fiducia in me. Io sono non mi sono mai trovata in strane situazioni, anche quando mi chiedono, sai, la televisione, io ho detto, ma magari sono io che, scusate, perché magari se c'è un'opportunità, ma io la prendo anche. Bussatemi la porta, sì, cioè. Però no, non è mai successo. Non c'è mai successo. Assolutamente. Beh, direi bene. Sì, bene, e anche un po' come ti poni. E come ti poni, ti va di fortuna, però capisco l'apprensione di una mamma che a sua volta ha capito immediatamente che con me non c'era. Poteva star tranquilla, sì, serena. Poteva star tranquilla. Questa fiducia che poi si acquista con gli anni e le scelte. Mm-hmm. Credi che il genitore debba essere amico e confidente, ora che lo sei, oppure più educatore? Difficilissimo, me lo chiedo tutti i giorni. Te lo chiedi? Sì, me lo chiedo tutti i giorni, perché vedo, guardando anche il lavoro che ha fatto mia mamma con me, dico, lei è stata proprio la mamma, mai l'amica confidente, ma la mamma educatrice, quella con cui si fanno i conti, tanto amore. E non è male, perché questo rapporto di educazione, proprio da educatore che ti dà il genitore, ti lascia anche più libertà, perché quando arriva anche l'amicizia bisogna avere i propri segreti. Volevo tornare sul capitolo studio, perché tu hai studiato giurisprudenza e poi lettere moderne in cattolica a Milano. Non hai conseguito il titolo, non ti sei laureata. Ti sei mai pentita? Mai pentita anche perché, vabbè, io sono anche un po' contro il sistema scolastico italiano, quindi ho tutte le mie. Però arrivi a 18 anni, finisci, sì, un anno dopo praticamente tutta Europa o mezzo mondo, e hai due settimane per fare i test d'ingresso, decidere che cosa vorrai fare poi della tua vita. Da grande, perché sì. Perché tu se arrivi, io ho fatto il liceo classico, quindi quando arrivi con un'educazione classica, hai aperto un mondo, hai quel poco per capire che cosa dovrai fare, perché prima nessuno ti indirizza e tu ti iscrivi con gli amici. Io in giurisprudenza mi sono iscritta così, a me piaceva imparare i copioni a memoria, ho detto, questo sarà facile. È uno studio mnemonico, ci provo. Poi sono arrivati i diritti, bello, e andavo anche bene, però non era la mia strada. E felicissima così. Io a studiare non sono buona. E se le tue bimbe dovessero fare la stessa cosa? È un lavoro osceno il mio lavoro. No, dico, è un lavoro molto difficile. Però se dovessero fare la stessa cosa, volentieri. Qualsiasi cosa tu ti senta di fare, lo vedi. Io ce l'avevo sin da piccolina, ho iniziato a fare doppiaggio all'età di 8 anni, ma perché sono stata pescata dalla mamma di un'amica che era famosa doppiatrice. Ha detto, ma senti tu con la tua voce, perché non inizi a fare doppiaggio? E a me è sempre piaciuto lavorare, fare doppiaggio, teatro, e ho sempre cercato di impormi, perché sei la ragazzina bellina, biondina, cosa vuoi fare? L'attrice, mi faceva cliché, non lo volevo dire. Okay. Quindi ho sempre cercato di lavorare contro di me e fare qualche cos'altro. Cosa fai? La produzione, quindi ho aperto la casa di produzione, ci giravo intorno, invece ci sono finita lì e è l'unica cosa che mi fa felice. Torniamo invece alla famiglia. Dopo la nascita delle tue gemelline nel settembre 2019, Gaia e Gioia, tu sei stata criticata aspramente, sui social appunto, per una magrezza definita eccessiva. Io voglio chiederti in primis come hai reagito anche a queste critiche, e poi ti chiederei se potessi avere davanti qualcuno che ti ha detto quelle cose, cosa gli diresti?
non saprei tanto che cosa dirgli, a parte se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto quanti sai che invidia fanno ti farebbero pietà. È una cosa che il follower o chi scrive o critica a cui non pensa mai. È tosta, ho fatto questi due gemellini, era un periodo che ero anche molto sola perché ho partorito a Ibiza. Eri lontana dalla famiglia? Ero sì, lontana dalla famiglia, con mio compagno sempre in giro, quindi sono stata, sì, ho avuto un bel down. E poi sono due, ma non hai tempo di fare nulla. Allatti, io ho allattato 3 mesi e mezzo, allatti tutto il giorno, no? Perché che cosa fai? Due è tipo una ruota che gira, non ti dimentichi di mangiare, non hai tempo per fare nulla. Poi tu da sola eri? Cioè non hai avuto supporto? No, ho avuto una tata, una puericultrice. Quando sei da sola con i bimbi c'è chiaramente un down ormonale, ce l'hanno tantissime donne di cui non se ne parla. Io vorrei parlarne con te anche di questo aspetto, il down postpartum. Cosa hai vissuto, cosa hai pensato in quelle giornate un po' nere e come hai trovato la forza di reagire poi? Mi fa piacere parlarne con te perché anche non ne ho mai parlato e è una cosa strana perché ti nasce questo, sei lì bella con tutti questi ormoni, questi bambini, questa pancia che ti porti dietro e questo cosino che è sempre con te ma che non sai chi è. Certo. Nasce e tu devi amare per forza, no? Perché dici, è appena nato, è tuo figlio, ma io non lo conosco questo, no? Questo bambino, questo esserino, dici, ma io non lo conosco e hai questa, sei da solo con lui, poi ti lasciano. Mi ricordo, a Ibiza c'era anche la nuova, una cosa tecnica un po' new age, per cui non c'è neanche la balia notturna, o sai quando li puoi lasciare? Sì, sì, no, adesso no. È un nuovo modus operandi da quello che mi raccontano. Esatto, il nuovo modus operandi, sì. Che è una mazzata, perché tu arrivi, poi ho fatto un parto lungo, il cesareo, sei quindi molto stanca fisicamente. Sei stanca, è tosto. Cioè devi veramente essere molto forte per fare la mamma in questo periodo. È come se tu avessi avuto una sorta di senso di colpa, chiedo. Sì, sì, ce l'hai. Poi da quando nascono i figli hai un senso di colpa totale per qualsiasi cosa che fai. Cioè sto tanto con i bambini, ecco, non sto lavorando, non sto prendendo, non sono brava abbastanza, senso di colpa. Allora dai, sai cosa? Vado a lavorare. E non sono quei bambini. Ecco, non sono quei bambini, non sarò mai una brava mamma. Mamma de genere che li abbandona, pensa al successo. Esatto. E poi si cade nel cliché. È stato importante avere due femmine. Un esempio, quindi. Un esempio. Sì, e sono state loro il mio, sai cosa? A voi non farò mai sentire sole, oppure avevo il terrore di se ti deprimi, le bambine leggono la tristezza, saranno delle bambine tristi, no? Hai mille cose in testa e quindi a volte facevo proprio spettacolo, ok? Varietà, si balla. Si balla, ho fatto l'attrice, è stato il momento in cui mi ha salvato il mio lavoro, sì. Diciamo, e il tuo modo di essere anche, cioè quello che sai fare. Sì. Tiro fuori questo spettacolo tutti i giorni, anche con le bambine. Bello, adesso superato, lasciato alle spalle quel periodo, sì, vero? Sì, quel periodo assolutamente. Tu hai interpretato, tornando al lavoro, Monica, una reporter di moda, Milano anni 70, quindi l'exploit, la novità, e sognavi, lo hai detto anche in apertura, di scrivere. La scrittura è una forma nobile di espressione e di libertà, quindi. E quanto conta per te essere una donna libera? È così difficile essere libere. Difficilissimo, cioè anche la donna che ti sembra più libera a questo mondo è complicato, lo vedo, io cerco di essere il più libera possibile, però comunque sto nelle regole, nella tua zona, nella di mia comfort. Zona di comfort. Sì. Cosa ti impedisce di fare il saltino oltre? Un po' il giudizio delle persone, la società, che anche pur volendotene fregare, cosa che io faccio spesso e volentieri, anche gli amici lo sanno, ti condiziona, non ce n'è. E poi non so poi però neanche quanta
più che felicità, quanta quiete porti. C'è anche bisogno di avere un po' di quiete, soprattutto poi quando diventi mamma. Di trovare un equilibrio. Sì, la tua libertà la tagli. Tu riesci a ritagliarti, adesso che le bambine sono cresciute, del tempo per la tua persona? Sì, 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 per forza. Per forza, perché altrimenti se non sei comunque una donna soddisfatta, poi non puoi essere una brava mamma. È importante adesso avere, non dare poi le colpe a loro, quello è importantissimo. Preferisco fare delle piccole cose egoiste, perlomeno per me adesso, per poi non avere mai in un futuro ecco, se le bambine non ci fossero state, o se fosse stato diverso. Per te ho rinunciato, non lo farei mai, è proprio per loro. Tu hai sempre prestato una particolare attenzione all'allenamento e alla dieta. Per te quanto è importante, a prescindere dalla professione che poi si intraprende, sentirsi bene col proprio corpo? Per me è proprio un fatto di sentirmi bene, che se io non faccio certe cose non mi sento bene. Io sono molto carica. Sì. Capita che possa farmi le camomille al posto del caffè, no? Per cercare di abbassare. Sì, sì. E se non mi alleno, se non sento il corpo che funziona bene, perché sono molto in contatto con il mio corpo. Quando fai anche questo il lavoro dell'attore, sei in contatto con ogni parte di te, no? Tenerlo in allenamento vuol dire conoscerlo. E poi per me mangiare sano è importante, mi piace, fa bene, se ne parla tanto, ma in modo superficiale, sempre più collegato all'aspetto fisico. E invece anche in periodi come questi, badare al sistema immunitario anche dei bambini con una sana alimentazione sarebbe molto importante. Io vorrei parlare anche di Carl, il tuo compagno, avete un rapporto molto solido, frutto dell'amore, le tue bimbe. Che cosa ha di speciale questo ragazzo che altri non hanno? Oh, valla a sapere, cioè io ho cercato di liberarmene tantissime volte, non lo so. E non c'è niente da fare. Guarda, io la prima volta che l'ho conosciuto, l'ho guardato, sì, ho visto tutta la nostra storia, ho detto: questo sarà il più grosso mal di testa della tua vita, mettilo in tasca, non te ne liberi più. Ok, quindi subito hai capito? L'ho capito subito. Ed è stato così, è stato un mal di testa? Così. Ma sì, è stato un mal di testa, però è un uomo molto profondo, con anche una spiccata parte femminile. Sì, quindi ti capisce, ti senti più compresa. Sì, ti senti compresa, e non ma è allo, scontato, stesso, allo stesso tempo dici: mamma mia, che mal di testa avere una donna, tutti con i suoi sbalzi di umore o con la sua intensità molto intenso, che pensa tanto, profondo, sempre da capire. E a me quella cosa lì che c'è sempre da capire piace. Ti incuriosisce, non ti annoia. Esatto. Caratterialmente siamo totalmente diversi, ma no, il sole e la luna. Lui è un orso, no? Tu invece sei molto solare, estroversa. Io invece, sì. Che amore ti auguri per le tue bambine? Un amore che faccia divertire. Mi auguro che ci sia ancora amore nel futuro. È una cosa così strana, però vedo queste generazioni che cambiano molto velocemente. Li vedo tanto distanti, quindi spero trovino un grande amore, magari anche più di uno, ma sì. Quello che le rende felici, poi, esatto, che quello che le rende è l'importante. Felici. Il papà, da sempre produttore di candele, sì, non poteva che chiamarti Fiammetta, colei che brilla di luce propria ed emana sempre calore. E tu non ti fermi, mi dai l'impressione di essere una ragazza in continua evoluzione. Hai appena partecipato alle riprese di un film, Il giorno più bello, sì, si chiama, e ti chiederei, per salutare chi ci segue, chi guarderà questa intervista, qual è stato nella tua vita, così un po' a bruciapelo, il giorno più bello per te? Non saprei
Ah beh sì, guarda, te lo dico, adesso ti dico una cosa da mamma, ma la prima camminata da sola con le bambine per mano è stato un giorno bellissimo, anche perché quando hai due gemelli non sei mai da sola, hai sempre bisogno di una mano, di un invece supporto. Proprio il vedere queste due femminucce, no, mie, che camminavano con me ed eravamo noi sole a farci il nostro giretto, è stato un giorno bellissimo. Grazie, grazie. Io ti posso solo ringraziare perché è stato un piacere e ti auguro il meglio per il tuo futuro e per la tua famiglia. Sei bravissima. Grazie. E lunga vita, lunga carriera. Grazie mille.